È una posizione difficilissima e chiude questa volta Sagan. Attenti perché cancellare lì ovviamente gli dà un cambio Peter Sagan, questa volta gli dà un cambio Sagan. Attenti a Paolini che sta per partire, ha perso qualche metro per lanciarsi con Cancellara che ovviamente non vuole spendere tutte le energie, 1500 metri al termine, la curva forse impedisce a Paolini di lanciarsi ad alta velocità, altra curva tra poco, 1400 metri al termine, Stannard non è lontano, ovviamente Sagan deve fare grande sforzo, forse in curva riesce a guadagnare qualcosa sfruttando le sue grandi doti, è proprio così, lo vede comunque, lo tiene lì tutti sfilacciati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, Paolini in ultima posizione, se ha le gambe e ha dimostrato di averle, è il momento di provare qualcosa, resta a ruota di Chavanel, si volta preoccupato Cancellara perché sa che potrebbero partire da dietro. Sagan comunque con grande saggezza e intelligenza tiene alta la velocità e poi chiude piccoli buchi volta per volta avvicinandosi al traguardo. Flambrugge è il più forte in volata ma gli avversari sono temibili e lo sanno perfettamente. Stannard comunque tiene alto il ritmo adesso e questo è un favore ovviamente indiretto a Peter Sagan. Gerald Čolek anche lui molto veloce, quindi anche Gerald Čolek che ha speso meno di Sagan può essere un avversario formidabile specie su una distanza ridotta come quella di oggi in uno sprint ristretto per Peter Sagan. Stannard, poi c'è proprio Peter Sagan, Gerald Čolek, Fabian Cancellara, Sylvain Chavanel e Paolini che credo stia per partire. Vediamo Stannard che allunga di nuovo. È la posizione ideale per Luca per tentare qualcosa, lui sta lì apposta per partire lanciato. Eccoci allo sprint con la velocità molto bassa adesso, un po' preoccupato Sagan si volta, da dietro sta arrivando un atleta della BMC. Sta arrivando un atleta della BMC, ma ormai siamo allo sprint. Lo sprint che Čolek ha deciso di prendere dalla ruota di Peter Sagan, che si lancia e parte di prepotenza. Peter Sagan alla caccia della prima classica. Čolek cerca di affiancarlo. Čolek e Sagan, lo affianca Gerald Čolek, è partito lungo Sagan, che tiene Sagan. Čolek vince la Sanremo di mezza ruota su Peter Sagan. Che si scrive dentro la storia questa giornata. Sono fiero di arrivarci qua, chiaro, lottato per vincere, lottato a correre proprio per tornare a casa con una vittoria, ma alla fine sono arrivato terzo, per quello anche se primi momenti è stata sicura una delusione perché alla fine corro per vincere, ma partito presto, tardi, oggi posso dire le scuse si può mettere anche al primo piano perché oggi solo arrivarci qua è già una grande vittoria.